Bella scelta. Che poi non lo so, perché se poi è una padella dopo. No, non ce la fo, non l'affronto, non ce la fo, è un l'affronto. Se non l'affronto, un l'affronto. Sarebbe bello, sì, ok. Lollipop 5.0.1 dice ah, display QHD. E mi tira, sì, in effetti. Sento la scimmia qui, però non, cioè, non si affronta, ragazzi, non si affronta. Poi secondo me non merita nemmeno soldi che vale. Cioè, no, stavolta no. No, via, non ce la fo, secondo me non ce la fo. Sì, effettivamente un pochino mi tirerebbe, sì. Però Maremma Cana è una padella allucinante, io boh sono una sega. Perché hanno fatto un aggeggio in questa maniera? Cioè, il primo Google Fonino prodotto da Motorola, così, una sbietola in questa maniera, una padella, un mattone polacco, non ce la fa, non si affronta, non si affronta, se vedi non si affronta. Bene, salve a tutti carissimi amici, bentornati insieme a Guerz86 e insieme anche alla scimmietta che mi sta qui sulla spalla. Oggi vi volevo un po' parlare del perché non sono andato ancora ad acquistare e forse non lo farò neanche il nuovo Google Fonino, ovvero il Nexus 6. Nexus 6 che è stato finalmente il primo dispositivo di casa Google ad essere prodotto da Motorola. Motorola che è una delle aziende più famose all'interno del mercato per costruire smartphone di una qualità eccellente per i materiali, ma soprattutto una qualità eccellente per quanto concerne la ricezione telefonica e anche la qualità dell'audio in capsula, cose che magari in molti smartphone noi così non prendiamo per buono, ma ragazzi, i telefoni devono prima di tutto essere dei telefoni, quindi devono telefonare e devono avere una ricezione al top per chiaramente usufruire al meglio di tutti i servizi. Questo Google Nexus 6 è appena uscito, chiaramente la prima cosa che tutti abbiamo detto è una padella esagerata. Troppo grosso, Google stavolta è andata fuori perché il prezzo è alto, si parte da 659 per la versione da 32 giga e si arriva a 699 per la versione da 64 gigabyte. Effettivamente sì. Anche se questo è veramente un top di gamma a tutti gli effetti, l'hardware con cui è costruito questo Nexus 6 è finalmente un hardware fantastico, abbiamo caratteristiche al top, abbiamo una fotocamera finalmente performante, abbiamo una ricezione telefonica che per il mio uso su Nexus 5 è stata alquanto imbarazzante e quindi abbiamo anche un display QHD che si va a contrapporre con il Galaxy Note 4. Insomma, c'è tanta carne al fuoco in questo telefono, però al di là del prezzo che abbiamo visto su internet già è calato, anche su Amazon si trova intorno ai 5,59, però insomma è un dispositivo che ancora non riesco né a trovare qualcuno che lo abbia, quindi per farmelo imprestare per un'eventuale video recensione, né mi viene davvero la voglia di andarlo a comprare. Alle volte mi metto lì a pensare come potrei usufruire di questo Nexus 6, quindi abbandonare il Sony Xperia Z3 Compact e pensare solo a abbandonare quel dispositivo, quindi non poter più andare a correre con il telefono, almeno che non mi diventa una mano gigante in questa maniera da riuscire a portare mentre sto correndo questo Nexus 6. Quindi già su quel lato lì Nexus 6 mi fa subito rabbrividire. Non potrebbe essere un primo telefono perché non ha la portabilità da permettermi di inserirlo in tasca, andare fuori, andare al lavoro, andare a, non lo so, a riprendere delle scene, anche a piegarmi e dover sentire questa pressa all'interno delle mie tasche, già mi viene il voltastomaco. Quindi questo Nexus 6 non potrà mai essere un mio primo device. Magari mi sbaglio, magari tu che stai guardando questo video hai il Nexus 6 e mi vuoi dire guarda Guerz, è bellissimo, è il dispositivo per eccellenza, è favoloso, è fantastico, però non riesco davvero ad acquistarlo. Quindi fatemi sapere anche la vostra all'interno dei commenti al video. Mi dispiace non potervi far vedere il telefono, ma questo è un vlog dove io sto pensando se comprare o meno questo Nexus 6 e la risposta è
per questa volta faccio passo, andiamo a vedere il Nexus 7 come sarà, anzi Nexus 7 no, perché c'è il tablet, quindi magari cambieranno nome, si starà un po' a vedere. Bene raga, per oggi è tutto, come sempre vi saluto, vi aspetto su tutti i vari social e ci sentiamo al prossimo video.